Ciao ragazze, oggi ho deciso di realizzare un tutorial per effettuare questo fiore. Allora, possiamo realizzarlo in Swarovski oppure in pietre arrotondate o in pietre dure. In questo caso, invece, ho deciso di realizzare un orecchino e ne faremo un altro insieme. Allora, l'occorrente necessario sono degli utensili per bigiotteria, un filo metallico e le perline colorate. Eccole qui. Prendiamo il nostro filo metallico, ne tagliamo circa 20 centimetri, in questo modo, e andiamo a inserire le perline centrali, che sono 5. Allora, ricordo, le perline centrali sono 5, mentre per ogni petalo del nostro fiore sono 10 perline. Molto importante è che le perline centrali dovranno avere una forma arrotondata per dare armonia al nostro fiore. Adesso facciamo in questo modo, prendiamo il capo del nostro filo metallico e lo inseriamo nell'ultima perlina, in questo modo andando a chiudere. La parte in eccesso verrà fatta passare al centro e andremo a tagliare per sigillare. Adesso inizieremo i nostri petali. Allora, prendiamo queste perline di colore rosso. Ecco qui, 10 perline, in questo modo. Adesso passeremo il filo metallico al centro della perlina centrale, quelle più chiare. Tiriamo ed ecco qui il nostro primo petalo. Ne faremo un altro con l'asola dove poter mettere appunto la monachina del nostro orecchino. In questo caso facciamo 5 perline. E andiamo a creare la nostra asola in questo modo. Prendiamo queste pinze arrotondate, facciamo una cappiola e giriamo il nostro filo metallico intorno alla cappiola. Adesso l'asola è fatta, proseguiamo con le altre 5 perline. Abbiamo fatto il nostro secondo petalo e lo andremo a passare nella seconda perlina centrale. In questo modo. Adesso proseguiremo velocemente per altri 3 petali. Ecco qui, ho realizzato l'ultimo petalo. Adesso andrò a terminare il lavoro facendo passare il filo metallico al centro del nostro fiore, tiriamo, tagliamo l'eccesso in questo modo e per dare armonia al fiore andrò a girare i petali in modo tale che resteranno più fermi. Ecco qui il nostro fiore in pietre è terminato, adesso andiamo a inserire la monachina e i nostri orecchini sono pronti. Ecco a voi, i nostri orecchini sono terminati, spero vi sia piaciuto il nostro tutorial, mi raccomando seguiteci e metteteci un bel like. Ciao a tutte!